Allora, stasera parleremo di qualcosa che tutti inseguiamo ma che facciamo molta fatica a definire: la felicità. Come insegnante di religione approfondirò successivamente, soprattutto durante il secondo incontro, la dimensione spirituale della ricerca della felicità. Oggi potremmo partire analizzando desideri ed esperienze proprio comuni a tutti. Allora, la felicità non esiste in quanto assenza di preoccupazioni, di problemi, di dolore. Quale tipo di felicità può appartenere allora alla nostra esperienza? Allora, noi possiamo sperimentare una condizione di gioia di vivere, ed è una condizione che possiamo sperimentare anche in contemporanea a esperienze di dolore. Possiamo dire che questa profonda pace che può abitare gli strati più profondi del nostro essere, potrebbe essere l'esperienza di felicità possibile per l'essere umano, quindi una situazione, una percezione di profonda pace. Uno stato collegato sicuramente al tipo di persona che noi scegliamo di essere e non a ciò che abbiamo o che facciamo. Allora, questa condizione di gioia di vivere, questa pace profonda, può essere originata, causata dall'aver scoperto la vita come viaggio sensato, con una meta da raggiungere, inserita in un progetto. Sicuramente con un filo conduttore, all'interno di cui, in questo contesto appunto di viaggio, noi possiamo pensare che tutte le difficoltà, tutti gli ostacoli da superare possano essere soltanto opportunità di crescita, opportunità per scoprire risorse, per investirle, per crescere. Questa situazione di pace profonda è una sensazione da mantenere per poter approvare se stessi, per poter abitare le situazioni e i luoghi con serenità. E il risultato, la prima visibile espressione di questo stato di pace è una riserva di forza inesauribile. Quando si sperimenta questa pace profonda che sottostà anche al dolore, alle origini del nostro essere, là dove siamo realmente noi stessi senza maschere, là dove affiorano i nostri desideri veri e la bellezza e l'originalità di ciò che siamo, là dove non possiamo indossare maschere, ma dove siamo realmente autentici, ecco, questa pace profonda può essere la pienezza che noi possiamo sperimentare. Allora, è necessario quindi aver trovato in qualche modo il progetto in cui inserirsi, un grande senso per la propria vita. È necessario anche aver scoperto, come spesso ci fa notare, no, la nostra guida, il professor Risatti, ciò per cui siamo fatti, cioè un compito nel mondo che poi può articolarsi in vari modi e che parte sempre dall'ambito delle nostre relazioni. Quindi alleanze affettive, solidarietà, famiglia, il nostro modo di stare con noi stessi, con gli altri. Ecco, trovare questo ruolo nostro conferisce la pace profonda del cuore. Certo, noi possiamo vivere una sensazione, anzi meglio, una percezione di pace e di pienezza a vari livelli. Se riusciamo a raggiungere un obiettivo per noi importante, ma non particolarmente significativo nell'ambito di tutta la nostra vita, ecco, possiamo superare un esame, ottenere un posto di lavoro e la percezione di pace arriva ad un certo livello del nostro essere. Se andiamo più a fondo, ecco, la nascita di un figlio è ben altro tipo di pienezza, di gioia, a livelli molto più profondi. La pace che perdura, nonostante le difficoltà e i dolori della vita, abita uno strato ancora più profondo dell'essere. Quindi, qui sulla... ecco, io avevo preparato queste schede per sintetizzare un pochino il percorso. C'è qualcuno? Sì. Ci mancano, vado a farne ancora. Mi mancano ancora? Mi mancano. Perfetto, sì. Perfetto. Allora, la felicità
iniziamo un attimo a dare un'occhiata allo schema, così abbiamo un filo conduttore. Pace del cuore può coesistere con il dolore. Come pervenire poi a questa pace? Insomma, sarà un cammino da esplorare insieme. Stato di gioia di vivere collegato al tipo di persona che scegliamo di essere. Allora, può essere appunto determinata questa pace dalla percezione della vita come viaggio sensato con una meta legato ad un grande progetto. Il termine grande è importante. Noi abbiamo bisogno di tutto. Siamo esseri incompiuti e aneliamo alla pienezza. Abbiamo bisogno soprattutto della pienezza relazionale. Abbiamo bisogno di una relazione con noi stessi che ci permetta di poter pensare che stiamo agendo bene, che siamo persone riuscite, positive. Abbiamo bisogno di costruire rapporti con gli altri che riempiano la nostra solitudine con la loro durata e con la loro ricchezza. Noi abbiamo bisogno di infinito, l'infinito della bellezza. La bellezza di un momento felice, la bellezza di un contatto particolare, particolarmente entusiasmante con la natura, la bellezza della nostra giovinezza, la bellezza dell'essere vivi. Per cui noi abbiamo bisogno di sentire, di sapere che siamo destinati all'infinito. Soltanto una speranza? Beh, in una visione religiosa della vita, il desiderio di infinito può essere la percezione di un destino. Noi siamo destinati alla completezza delle cose belle che abbiamo iniziato a costruire, delle esperienze, delle relazioni, all'eternità del positivo che riusciamo a realizzare, questo sempre in questa visione spirituale dell'esistenza. L'essere umano, ecco, non può realizzare la pienezza relazionale qui su questa terra, però può, come dire, creare la piattaforma di lancio, mettere le basi dell'infinito. Il cercatore di felicità è teso ad una crescita continua, ad ampliare gli orizzonti. Ecco, sulla nostra scheda, il cercatore di felicità tende alla crescita, all'ampio orizzonte, all'infinito, alla pienezza. Tende, perché queste cose non possono essere raggiunte nell'ambito di un cammino terreno, di un'esperienza umana qui sulla Terra. Però si può essere... come dire, dei cercatori di felicità attenti al contatto continuo con se stessi, con i propri sentimenti profondi, attenti alla fatica, quindi disposti ad accogliere la fatica della crescita relazionale. Quindi la dimensione della fatica e dell'ampliamento continuo dei propri orizzonti è indispensabile. L'atteggiamento del cercatore di felicità che supera continuamente, tenta di superare continuamente i propri limiti. Allora, nel corso della vita tutti scopriamo una cosa importante, cioè la felicità, la pienezza non coincide mai con l'accumulo e la conquista di cose mancanti e con il controllo dei risultati delle nostre scelte e delle nostre azioni. Mi spiego meglio. Tutti i nostri desideri ne originano altri. Allora, desideriamo ottenere quel dato posto di lavoro. Sarò felice se solo riusciamo a, ed ecco che un altro desiderio sorge all'orizzonte. Il paniere dei desideri non è mai colmo. Non è mai colmo se pensiamo di essere noi, di avere noi il controllo di questo accumulo. No? Metterò insieme tutte le cose che mancano alla mia vita, anche belle, nobili, raggiungerò i miei obiettivi relazionali, personali, e poi sarò felice. Beh, questo non è possibile nell'esperienza umana e tutti facciamo così, tocchiamo con mano questo aspetto della nostra ricerca della felicità. Raggiunto un traguardo, un altro desiderio nasce. Semplicemente non possiamo procurarci tutto quello che ci serve per essere felici, non sta nelle nostre capacità. E allora potrebbe sorgere all'orizzonte un'ipotesi, forse la felicità potrebbe essere anche un dono. Allora, qui nell'ambito della nostra scheda, vita come viaggio sensato può essere la causa scatenante, positiva della pace profonda del cuore, come anche il trovare il proprio vero posto nel mondo, il proprio compito irrinunciabile, fatto solo per noi che siamo unici nella storia dell'umanità. Non consiste nell'accumulo di cose mancanti, non nel controllo totale dei nostri risultati. Chi studia probabilmente supererà l'esame, ma non è certo.
in questioni molto più complesse della nostra vita, noi sappiamo di poter fare del nostro meglio, ma di non poter assolutamente avere la garanzia del successo e della riuscita. Anche questo ci sfugge. Noi possiamo controllare le intenzioni, non possiamo controllare i risultati delle nostre scelte. Quindi evidentemente il procurarsi tutto quello che riteniamo ci manchi non è felicità accessibile. Come anche il controllare totalmente i nostri risultati non è accessibile per noi questo. Quindi la felicità deve essere qualcos'altro. Beh, si accompagna questa tensione alla crescita di cui abbiamo parlato, continua, mai raggiunta. Questo tendere a una pienezza sempre più grande, soprattutto nei rapporti, come poi vedremo meglio. Ma si tratta anche di saper accogliere, di voler accogliere quella che è la propria realtà. Praticamente l'uomo felice riesce ad esserlo non tanto se ha tutto quello che vuole, ma se vuole tutto quello che ha. Si abbraccia la propria condizione esistenziale e parte di lì per una ricerca profonda, concreta, realistica della pace interiore. Allora, possiamo essere felici solo a partire da quello che abbiamo. Prova ne sia che ogni esperienza di fuga, vediamo come ogni esperienza di fuga porti ad una profonda infelicità. Allora, si può rifiutare la propria condizione esistenziale per cercare sempre altro, specialmente quando magari le relazioni per noi importanti non sono così facilmente accessibili, oppure per essere costruite richiedono una grande fatica. Sappiamo quanto le relazioni durature e vere comportino un immenso investimento di energie, anche di sofferenze, anche di sacrifici. Allora c'è chi rifiuta questa dimensione della fatica relazionale e cerca altrove, non nella pienezza impegnativa delle relazioni, la propria felicità. E allora ci sono i vari fenomeni di alienazione, no? Al posto di ciò che non si costruisce con fatica si cercano dei surrogati per il proprio io che è tirannico e rimane l'unico essere con cui ci si relaziona col proprio io in modo che diventa un tiranno capriccioso a cui procurare surrogati di felicità, rapporti superficiali, rapporti ossessivi. Sappiamo come tanti legami d'amore non siano tali, ma siano soltanto egoistici tentativi di procurarsi soddisfazioni molto superficiali. Allora, o relazioni surrogato o addirittura anestetici. Vediamo quanto siano pericolose le alienazioni legate all'eccesso al gioco d'azzardo, al computer vissuto soprattutto tramite internet in modo ossessivo e virtuale, dalla ricerca di sesso senza amore. Terribili dipendenze surrogato che allontanano sempre più da una felicità che fugge dalla propria, dell'uomo che fugge dalla propria realtà, no? Che non affronta la condizione sua così com'è. Allora, due piccoli esempi di fuga relazionale, per cui poi i rapporti che potrebbero essere veri e autentici vengono vissuti come pesi e catene. Essere figli, il matrimonio, essere genitori. Allora, una studentessa scrive: finalmente ho trovato la mia personale felicità in un mondo pieno di avidità e violenza. Voglio trovare qualcosa di meglio. Ha 23 anni e si rinchiude in una setta che le promette la vera felicità. Si separa dalla sua famiglia e dai suoi amici, si consacra totalmente alla sua vocazione senza accorgersi di essere materialmente sfruttata e spiritualmente abusata e di isolarsi in un modo crescente. Finalmente sono riuscito a trovare la mia vera libertà, pensa un commerciante di 51 anni. Si separa, sposa la sua giovane attraente donna dei sogni, vive un anno con lei, finché questa non lo lascia e si sceglie un partner più giovane, dal momento che egli non soddisfa più le sue pretese. Ecco, queste trappole affettive rappresentano un aspetto molto grave dell'alienazione, laddove al posto dell'impegno si vuole inserire qualcos'altro, quel qualcos'altro che poi non si trova mai. Un male del nostro tempo, specialmente della nostra società occidentale, è la grande grigia tristezza esistenziale, che non è detto sia la vera e propria depressione patologica, ma proprio uno stato di scoraggiamento accettato,
di spugna buttata, per cui è sicuro il fallimento di ogni sforzo, la realtà ce lo dice. È sicuro che il senso della vita, o è sicuro, o quasi, non possa essere trovato, o addirittura non esista. Questa percezione di non senso, che San Cassiano e i padri della Chiesa chiamavano ansietà del cuore, accidia, tedio di vita, rappresenta un male del nostro tempo, soprattutto in una società come la nostra, in cui più o meno, diciamo che i bisogni essenziali legati alla sopravvivenza vengono soddisfatti. L'indurimento del cuore è una conseguenza di questa cultura dello scoraggiamento, per cui la superficialità viene scelta come atteggiamento nei confronti degli altri e di se stessi, in quanto comunque non vale la pena fare fatica, il risultato non verrà. Questo profondo scoraggiamento provoca qualcosa che è l'indifferenza. Secondo lo psicologo Elie Wiesel, l'indifferenza è il contrario dell'amore, molto più dell'odio, per cui è la distruzione della relazione. Molto spesso si arriva a questa tristezza esistenziale per sofferenze provocate da ingiustizie subite, da desideri anche belli e nobili non realizzati. E allora si rinuncia praticamente a percorrere il viaggio della vita come tale, si rimane fermi, mancano la perseveranza, perché perseverare in qualcosa, si perdono le occasioni, soprattutto quelle appunto di rapporto, di relazione, non ci si concentra, si disperdono i pensieri e le idee. Se si fanno cose buone, in genere, ecco, chi vive questa tristezza esistenziale può scegliere di fare cose buone anche a livello relazionale, apparentemente, ma la motivazione è quella di dimostrare a se stessi di non essere morti, di essere ancora vivi, di avere qualche cosa di buono nel rapporto con un mondo che comunque chiede continuamente di essere migliorato. Allora, nel caso della noia di vivere, possiamo chiamarla così, sicuramente ancora prima del senso della vita, di una meta da raggiungere, di un progetto, manca il coraggio di una vita interiore, perché una vita interiore coltivata richiede coraggio. Il bisogno di conoscere intanto se stessi e di scendere a quelle sorgenti interiori dove i nostri desideri più veri sono intatti, come anche le risorse per soddisfarli. Occorre volersi conoscere, occorre superare i mostri, no? Che possiamo trovare dentro di noi, gli aspetti, i limiti enormi, gli aspetti che ci spaventano, per andare a cercare questa bellezza originaria che per il credente è la somiglianza con Dio. Manca inoltre la consapevolezza, quando si vive questo tipo di tristezza profonda, di quanto sia prezioso l'istante presente. Il futuro e il passato diventano molto più importanti del momento presente da vivere. Allora, il passato è mitizzato, o una perdita irreparabile di un'età dell'oro ormai scomparsa. Il passato è sempre meglio, andava sempre meglio, di quanto non stia andando il mio momento presente. Oppure diventa un giardino di sensi di colpa per le occasioni perdute, e quindi è un peso, un tormento a cui comunque si tende a ritornare, no? Si dice in psicologia, non è il mio settore, però mi aveva colpito questo, che si ritorna sempre a voler rivivere le emozioni forti. L'essere umano tende a volerle rivivere, le emozioni positive per stare bene, le emozioni negative forse per tornare in qualche modo irragionevolmente a risolvere ciò che non è stato risolto, no? Comunque noi torniamo a vivere queste emozioni forti, e quindi anche il senso di colpa può essere coltivato in modo distruttivo, non si va avanti. Il futuro è mitizzato, è l'unica ragione di speranza, no? Pensare e proiettarsi ad un futuro che però è utopistico, è fiabesco, non lo si costruisce con scelte concrete. Ecco, allora, l'istante presente, vivere l'istante presente non con la logica del carpe diem, no? Dell'alleggerimento, della soddisfazione immediata, tanto poi il tempo passa, quindi gioisci come puoi, non porti troppe domande, ma con la logica dell'impegno, del vivere al massimo, tramite proprio un grande lavoro, un grande investimento di sé, il momento presente, come occasione irripetibile. Sono tutte esigenze della persona che
quando si butta la spugna del senso della vita, della ricerca del senso della vita, sono esigenze che vengono dimenticate, che vengono accantonate, che vengono ferite profondamente. Di fronte alle incombenze quotidiane, quando si vivono queste condizioni esistenziali, si vuole sempre altro, fare, conoscere altro, qualcosa di soddisfacente che realmente non si trova mai. Allora, lo psicologo Bruckner parlava del cosiddetto fannullone iperattivo. Il fannullone iperattivo è colui che rinuncia a qualsiasi obiettivo relazionale e si accontenta dell'immagine sociale. Allora, la sostanza della mia vita non c'è, però sembro una persona riuscita e mi accontento della maschera che posso procurarmi. Questo è un altro tipo di fuga, verso l'immagine, verso l'apparenza, l'apparire che sostituisce la sostanza. Ecco, qui abbiamo quindi visto a che cosa si accompagna questa profonda pace del cuore, oltre che l'attenzione alla crescita, l'accoglienza della propria realtà, la logica dell'essere e della relazione, costruita a qualsiasi costo, investendo fatica, non del fare e dell'avere, l'impegno nel momento presente. Allora, spesso mancano la speranza e il coraggio di volare alto. Come trovare questa speranza? Dovremmo vederlo. La rinuncia all'accumulo, al controllo e anche la rinuncia ai progetti meschini. Allora, molto spesso, ecco, noi abbiamo dei grandi progetti, abbiamo trovato magari il senso della vita, ma veniamo intrappolati dai cosiddetti progetti meschini. Cioè, se per esempio io desidero costruire con gli altri amicizie dando gratuitamente il meglio di me, ma sono continuamente catturato dall'esigenza di ottenere sempre l'approvazione dell'altro, vivo le mie giornate cercando ansiosamente questa approvazione degli altri e non potrò assolutamente impegnarmi a fondo nel progetto molto più ampio del costruire amicizie gratuite dando il meglio di me. La paura di non piacere mi toglierà ogni serenità e restringerà i miei orizzonti. Mi mancherà la libertà interiore della gratuità, sepolta da macerie di pensieri e azioni volti soltanto a catturare l'odio. Un esempio, no? Il progetto ristretto del volere ansiosamente l'approvazione, mentre invece potrei essere libero di costruire rapporti ampi, profondi, basati sul meglio di me che io posso trovare, che posso dare. Allora, dobbiamo avere questo coraggio di accettare la fatica di guidare noi stessi per arrivare a questo, per arrivare alla scelta di progetti di ampio respiro. Per essere i primi educatori di noi stessi dobbiamo avere il coraggio di incoraggiarci e di perdonarci. Naturalmente prima dobbiamo conoscerci. Non si parla della conoscenza di un proprio io reale, io ideale e io morale. Allora, conosco me stesso in limiti e, come dire, punti di forza, soprattutto nella mia capacità di rapportarmi. Accetto i miei limiti, quelli invalicabili. Allora, per fare un esempio molto semplice, posso sognare di diventare un campione di nuoto, ma se ho paura dell'acqua devo fare altro. Limite invalicabile, ok? Ci sono invece limiti che chiedono di essere superati. Io posso lavorare su di me se sono una persona centratrice che toglie agli altri gli spazi di espressione, posso imparare a mettermi in disparte. Questo è un limite del tutto valicabile, no? I punti di forza forse sono per molte persone, forse per tutti noi, i più difficili da trovare. Nei miei rapporti con gli altri, quali sono i punti di forza? Perché i miei amici stanno bene con me? Perché nella mia famiglia ho una funzione rasserenante che gli altri mi riconoscono? Allora, andare ad indagare sul nostro io positivo è difficile ma essenziale. Si parte di lì, no? Per poter autoeducarci. Poi l'io ideale, che persona voglio essere? Devo avere chiara l'idea di questo, devo sapere chi voglio diventare. E l'io morale, che cosa è bene e che cosa è male? Allora, nell'ambito della mia esperienza scolastica, la dimensione morale della distinzione tra giusto e sbagliato, tra bene e male,
è una realtà tutta da esplorare per le giovani generazioni. Ecco, allora si parla di legge naturale per cui c'è un bene che in nome della fratellanza umana gli uomini e le donne possono condividere, i grandi principi autoconservativi dell'uomo, la difesa della vita, della pace. Poi però l'atto pratico, cosa è bene, cosa è male? Certamente il credente ha dei fari della nebbia eccezionali. Il bene per il cristiano corrisponde con Gesù di Nazareth, con il Cristo, cioè la verità e il bene sono rappresentati, sono una persona e non un'idea. Quindi Gesù Cristo è il riferimento del bene per il cristiano, è l'amore, il bene è l'amore, il male è il non amore, per semplificare molto le cose. È un terreno tutto da esplorare, ma dobbiamo soprattutto prima autoeducarci, no? A scegliere il nostro orizzonte di distinzione morale tra bene e male. Naturalmente per poterci perdonare e incoraggiare, dopo esserci conosciuti, dobbiamo essere per noi stessi padri e madri. Il padre che indica lo scopo, la madre che accoglie. E quindi gli interventi educativi nei confronti di noi stessi possono essere fermi, ma non duri, dolci, ma non deboli. Possiamo soprattutto chiedere a noi stessi, per una vita, per raggiungere la pienezza della vita così come possiamo, di passare dal desiderio all'azione. Io so benissimo di voler essere più solidale. Raggiungere questo obiettivo riempirà la mia vita, mi farà andare avanti in direzione della pienezza relazionale. Continuo a desiderare di essere più solidale e non mi smuovo di lì. Molto spesso noi esseri umani tendiamo a illuderci di esserci già perché desideriamo, ma la pienezza della vita poi consiste nel passo successivo. Passiamo dal sogno alla realtà. Educhiamo noi stessi a fare questo passo avanti. Don Risati diceva, se una strategia non va, proviamone un'altra. Se si prova per tanto tempo a risolvere un problema in un modo e non ci si riesce, cambiamo rotta, tentiamo altri metodi. No? Quindi smuovere noi stessi, questo è importante. Perdonarci, incoraggiarci, educarci e chiederci anche con una certa fermezza il raggiungimento di determinati obiettivi. Allora, al cuore del nostro essere possiamo trovare quelle sorgenti di desideri continui, desideri reali che tutti noi esseri umani abbiamo, ma che dobbiamo lasciare emergere. Tutti possiamo desiderare che la verità trionfi, che la giustizia venga rispettata, che l'amore nel mondo cresca, sono desideri sorgenti e più li tiriamo fuori, più li lasciamo emergere questi desideri e più ne prendiamo coscienza e possiamo utilizzarli. A proposito di desideri fondamentali dell'uomo, mi avevano colpito le osservazioni di un sacerdote psicologo tedesco che diceva questo, ci sono, ecco, in genere, tre tipi di desideri. Fondamentali nel cuore dell'uomo. Intanto il desiderio di un nome. Io devo capire chi sono realmente. Ho bisogno di sapere chi sono, qual è il mio reale posto nel mondo. Poi ho bisogno di una casa, ho bisogno di appartenenza. Qual è veramente l'ambito in cui io mi sento come colui che approda ad un porto sicuro? Ho bisogno di sentirmi a casa nelle situazioni, nei luoghi, negli incontri. Quindi so chi sono, so qual è il mio approdo sicuro e so di poter realizzare qualcosa. Allora, la mia creatività non mi porta soltanto a sognare, so che posso arrivare realmente a dei risultati. L'essere umano ha bisogno di credere di potercela fare, di un approdo sicuro, di sentirsi a casa, di sentirsi a suo agio nella sua vita, nelle situazioni e di sapere chi è. Allora, soddisfatti o comunque iniziata l'indagine, no? Per conoscersi meglio e per lavorare in questo ambito, per procurare a se stessi gli ambienti, gli atteggiamenti, le scelte giuste per arrivare a questo, l'essere umano deve fare tutto questo percorso enorme autoeducativo. I primi educatori di noi stessi siamo proprio noi allora. C'è chi teme di viaggiare nella propria interiorità per paura di non trovare nulla di buono. Abbiamo questa paura. E allora evita di cercare. C'è chi non ritiene di dover migliorare
perché vuole mantenere un'immagine di sé rassicurante e positiva. Mi sono costruita questa immagine, mi presento così, mi convinco di essere così, non voglio fare ulteriori accertamenti perché potrei scoprire che questa immagine non risponde alla mia realtà, devo mettermi in crisi. Chi è molto insicuro tende a non voler migliorare. Trova, accampa, noi accampiamo tutti, non fosse in certi momenti della nostra vita, delle scuse. Andare a indagare, criticare l'essenza di noi, ciò che possiamo capire di noi, essere disposti al cambiamento, beh, questo è davvero faticoso. Allora, possiamo dire questo. A proposito di progetti meschini e di progetti ad ampio raggio, la scrittrice Susanna Tamaro scrive questo, che mi ha molto colpito, queste osservazioni. Sbagliato libro. Abbiamo cancellato la nostra essenza più profonda per sostituirla con l'obbligo di venire serviti. Siamo qui per ottenere, perché le cose ci vengano date. E se invece il cammino di compimento degli esseri umani fosse di segno esattamente opposto, se la parola d'ordine non fosse possesso ma perdita, se la pienezza non consistesse nel dominio ma nell'umiltà del servizio, se invece di essere delle macchine quasi perfette, immerse in un mondo senza scopo, fossimo soltanto dei figli in cerca della strada che porta nuovamente alla casa del padre, e se la felicità fosse tornarvi, qui si apre la dimensione spirituale. Ma ecco, mi piace molto questa osservazione. Abbiamo cancellato la nostra essenza più profonda per sostituirla con l'obbligo di venire serviti, no? La logica che dicevamo prima dell'accumulo. E se invece il dono gratuito fosse l'essenza relazionale della felicità? Invece di preoccuparci di ciò che dobbiamo accumulare, prendere, tenere, controllare, trattenere, se la logica della felicità fosse l'opposto. Questo mi sembra interessante. Allora, c'è un racconto cinese che volevo ancora leggervi, che parla proprio di un'altra dimensione importantissima, quella dell'accoglienza, come già accennavamo prima, della propria condizione esistenziale. Abitare la mia vita pienamente. Il racconto cinese narra di un vecchio contadino che aveva un vecchio cavallo per il lavoro dei campi. Un giorno il cavallo scappò in montagna e quando tutti i vicini del contadino deplorarono la sua sfortuna, il contadino rispose: «Fortuna, sfortuna, chi lo sa?». Una settimana più tardi il cavallo tornò dalla montagna con una mandria di cavalli selvaggi e questa volta i vicini del contadino si congratularono con lui per la sua fortuna. La sua risposta fu: fortuna, sfortuna, chi lo sa? Quando il figlio del contadino tentò di domare un cavallo selvaggio, cadde e si ruppe una gamba. Ognuno considerò ciò come una grossa sfortuna, non però il contadino che disse solo: fortuna, sfortuna, chi lo sa? Un paio di settimane più tardi, l'esercito marciò sul villaggio e reclutò ogni giovane utile che poté trovare. Ma quando videro il figlio del contadino con la sua gamba rotta, lo rimandarono indietro. Si trattava di sfortuna? Di fortuna? Chi lo sa? Allora, dipende da come riusciamo ad integrare tutte le esperienze della nostra vita in quella che è la nostra realtà. Apriamo adesso uno sportello sulla dimensione spirituale. Noi abbiamo bisogno di sapere con certezza perché siamo nati. Noi siamo unici nella storia dell'umanità e lo sappiamo. Abbiamo bisogno di inserire ogni scelta in un grande progetto, quindi vasto raggio, in cui rivestire un ruolo importante. Abbiamo bisogno di essere importanti. E che garantisca la riuscita, un progetto con un sicuro lieto fine. Che garantisca anche l'eternità della bellezza delle relazioni, quell'infinito a cui noi esseri incompiuti tendiamo. Quindi abbiamo bisogno di integrare e utilizzare in questo grande progetto tutto ciò che viviamo, tutte le nostre esperienze. In questo contesto tutto è buono all'interno di un progetto così. L'uomo di fede, parlando di cristianesimo, partecipa al progetto di un Dio che è un piano di pienezza, di amore relazionale che soltanto Dio però, raccogliendo i nostri sforzi, può portare a compimento. Allora, in questo senso la felicità piena è un dono
ed è un destino sicuro. La pace del cuore che si può sperimentare durante l'esistenza terrena è un presagio di questa perfetta felicità ed è già molto perché nasce da questo rapporto con Dio, che è alla base poi di tutte le altre relazioni. Questo può essere un contesto spirituale. Ma in ogni modo, integrare il dolore e le difficoltà nella nostra esperienza non può che essere positivo per tutti. Una strategia iniziale può essere quella di cercare forza e sostegno nelle piccole felicità. Un momento felice, uno sguardo scambiato, un momento di vera pace e tranquillità, un piccolo sorriso suscitato da una bella cosa inaspettata, da un incontro che non ti aspettavi di fare, da un complimento che ti tira proprio su, piccole cose. Allora, sembrerebbe parlare di piccole gioie della vita, contrastare quello che prima abbiamo detto su un progetto a vasto raggio importante per noi. In realtà le piccole gioie della vita possono diventare una metafora per noi. La piccola gioia ti rimanda a un significato molto più ampio della tua vita. Per capire, voglio leggervi un estratto da uno dei miei libri preferiti, che è Il Signore degli Anelli di Tolkien. Allora, Sam e Frodo devono distruggere i due piccoli hobbit, creature fantastiche simili agli gnomi, diciamo così, devono distruggere l'anello del potere, quindi azzerare quella che è la malvagità del loro mondo presente nel loro mondo fantastico. Il viaggio è molto complicato, difficile e pieno di pericoli. Esseri mostruosi possono sorprenderli da un momento all'altro. Sanno che probabilmente porteranno a termine la loro missione distruggendo l'anello del potere, l'anello del male, ma che è molto probabile che questo comporti la loro morte. E tuttavia, mentre salgono su questo grande monte dove devono portare a termine la loro missione, capita qualcosa di bello. Sam, il migliore amico del portatore dell'anello, sbirciando tra i lembi di nuvole che sovrastavano un'alta vetta, vide una stella bianca scintillare all'improvviso. Lo splendore gli penetrò nell'anima, la speranza nacque di nuovo in lui. Come un limpido e freddo baleno, passò nella sua mente il pensiero che l'ombra non era in fin dei conti che una piccola cosa passeggera. Al di là di essa vi erano eterna luce e splendida bellezza. Per un attimo il suo destino e persino quello del suo padrone smisero di tormentarlo. Tornò tra i rovi e si sdraiò accanto a Frodo e, dimenticando ogni timore, si lasciò cadere in un profondo sonno tranquillo. Ogni tanto, anche in mezzo ai dolori e alle difficoltà, possiamo vedere una stella. Allora a un certo punto percepire qualcosa di più grande, che sta al di là di tutto, un senso, un significato. Per cui il negativo della nostra vita, le difficoltà apparentemente insensate, i limiti troppo difficili da mandare giù, i nostri limiti troppo difficili da mandare giù, possono essere, ecco, tutte queste realtà, in realtà non negative, ma avere un significato ultimo, per cui caso e non senso, siano termini che non esistono per noi, che non devono esistere. Non esiste il caso, non esiste il non senso, il negativo può essere integrato, può essere utilizzato, può avere l'unica, come dire, l'unica accezione dell'opportunità. Nulla può accadere di ciò che è vita mia che non abbia in qualche modo un senso, questo in una visione soprattutto spirituale della vita, e che non possa diventare uno scalino per crescere, trovare nuove risorse, imparare qualcosa, cambiare, soprattutto cambiare. A questo proposito c'è l'esperienza di un ragazzo che io avevo trovato che mi ha molto colpito. Un ragazzo che attraverso la sua fragilità fisica accettata con coraggio, senza paura, riesce a raggiungere la sua effettiva grandezza di persona. Quindi è la rinuncia alla paura che lo porta a questa grandezza. Mi chiamo Giovanni, vivo a Roma e ho 24 anni. Tempo fa su vari giornali italiani
sono usciti articoli su un pediatra olandese che praticava l'eutanasia su piccoli pazienti con diverse malattie o handicap, per liberarli dal destino di una vita impossibile e tale da non valere più la pena di essere vissuta. Tra i casi in cui il medico ha praticato l'eutanasia c'è quello di un bambino nato con la spina bifida. Eutanasia per senso professionale, per amore, secondo il racconto. Chiedeva il medico, infatti, quasi con orrore su un quotidiano: ma voi avete mai visto un bambino nato con la spina bifida? Vorrei cambiare la domanda. Avete mai visto crescere un bambino con la spina bifida e diventare un ragazzo, un giovane, un adulto? L'avrà mai visto lui? Insieme a un'altra, quando una vita è tale e vale la pena di essere vissuta? Mi sembra infatti che tanti parlino come se la risposta fosse ovvia, ma proprio ovvia non è. Evidentemente io devo essere un sopravvissuto, non dovrei esserci. Sono nato con la spina bifida, eppure ho una vita ricca, intensa, anche con molti amici. Ho superato la maturità, ho preso il mio diploma. Dal giugno scorso lavoro in una banca di interesse nazionale. La mia vita è quello che si direbbe una vita piena di interessi. Il mio lavoro è buono, la mia famiglia è quella che augurerei a molti altri. Alcuni problemi in più nella vita mi hanno creato una sensibilità aperta alle difficoltà anche degli altri. E forse è per questo che da anni vado a trovare degli anziani. L'amicizia con loro aiuta a vivere. Leggo, parlo, scrivo, so usare il computer come tutti i ragazzi della mia età. Quando sono nato, pochi scommettevano su di me. Per fortuna c'è stato chi mi ha voluto bene davvero e non si è spaventato. Ho fatto più fatica di altri, ne sono più orgoglioso di altri. Non valuto la mia intelligenza, né quella del medico olandese, ma di certo posso parlare, esprimere quello che penso, anche se quel medico teorizza che quelli come me non possono mai comunicare e per questo sarebbe meglio che sparissero. La mia vita non è né triste né inutile. Certo, ho subito diversi interventi chirurgici che mi hanno aiutato a superare problemi di vario tipo e mi hanno permesso di vivere il più possibile una vita, come si dice, normale. Non è stato sempre facile, qualche volta ho anche sofferto, ma nei letti vicino al mio c'erano sempre tanti altri ragazzi con la stessa voglia di guarire, di comunicare, di farsi amici e soprattutto di vivere. Il medico olandese e quelli che la pensano come lui dovrebbero interrogarsi sulla loro paura della vita. Paura di una vita che contiene anche fatica, conquista, lotta, sconfitte, vittorie. E che non è semplicemente una piatta crescita biologica, magari, scusate, ubriaca delle ultime mai soddisfacenti mode. Una cartolina di tutti belli e tutti vincenti che si liquefà alle prime difficoltà della vita, dove tutti sorridono a 36 denti e fanno beach volley. Penso che ci dovremmo tutti chiedere un po' di più che cosa è davvero umano e che cosa non lo è, invece di essere stupiti del fatto che nella nostra società aumenta il numero delle persone depresse, che migliaia fanno la fila per diventare veline, che milioni sognano di indovinare il prezzo giusto e che non si sa a che cosa tengono davvero i giovani. La proposta è questa: se proprio dobbiamo eliminare qualcosa, allora, invece di abolire la fragilità, è meglio cominciare dalla paura della fragilità, che ci fa tutti più disumani e più indifesi. E questa è una prospettiva che mi sembra bellissima, no? Questa integrazione del limite, questa lotta alla paura nell'educazione di noi stessi. Per incominciare ad abbozzare una prospettiva ancora più ampia, beh, nell'ambito evangelico, se vogliamo parlare un attimo di cristianesimo, poi svilupperemo il discorso nel secondo incontro, la felicità è la santità. Cioè la piena realizzazione dei tre volti dell'amore. L'amore per me stesso, l'amore per l'altro e l'amore per un Dio. Per un Dio che mi incontra tramite l'umanità di Cristo. Sono tre amori strettamente connessi. Quando se ne fa anche solo un pochino di esperienza, se faccio il mio bene, le esperienze che mi fanno stare bene fatalmente fanno stare bene anche gli altri. È proprio una legge di vita che possiamo toccare con mano. Quindi il rapporto con noi stessi ci proietta subito verso l'altro. Incontriamo Dio nell'umanità di Cristo, perché noi non possiamo uscire dall'ambito umano. Ed è lì che Dio viene a raggiungerci nell'ambito, no, se parliamo di cristianesimo. In questo contatto ci è offerto lo Spirito, quello con la S maiuscola, con i suoi doni.
E sono doni, guarda caso, che di nuovo possiamo utilizzare soltanto nel momento in cui li usiamo per gli altri. I doni dello spirito, quando li scopriamo, non possiamo tenerli per noi. Sono doni che immediatamente ci proiettano ad amare l'altro. E intanto ci fanno crescere. E la qualità del nostro amore per gli altri è la misura del nostro rapporto con Dio, del nostro amore per Dio, no? Lui ci chiede di amare Lui nei nostri fratelli. Anche qui ci chiede di passare attraverso l'umanità dei nostri fratelli per poter trovare il suo volto. Ecco quindi i tre volti dell'amore così strettamente connessi. Io, se devo riuscire ad amare me stesso, perché parte di un grande progetto, perché unico nella storia dell'umanità, con un ruolo, con un compito sicuramente insostituibile e irrinunciabile. Mentre faccio il mio bene, imparo ad amare l'altro. Mentre amo l'altro, imparo a trovare nell'altro il volto di quel Dio che mi ha raggiunto tramite l'umanità di Cristo. Ecco, quindi questa connessione splendida è la via per la ricerca della felicità in questo ambito spirituale. Pensavo all'incontro tra Gesù e la Samaritana. Questa donna può sperimentare questi tre tipi di amore di cui prima probabilmente non aveva fatto esperienza. Una donna considerata di facili costumi, che probabilmente dietro la maschera dell'adultera nascondeva una terribile sete d'amore mal canalizzata. Dio la incontra attraverso Gesù, che le offre quest'acqua che toglierà ogni sua sete. Allora, Dio la incontra e le rivela chi lei sia veramente, no? Una donna capace di amare in modo pieno, le restituisce la sua dignità. Lei conosce se stessa finalmente e allora ritrovando il proprio valore attraverso l'incontro con Dio, attraverso l'umanità di quest'uomo che prima le chiede acqua e poi le offre un'acqua inesauribile, lei ritrova la propria dignità ed è quindi in grado di nuovo di mettersi in contatto con gli altri. Può amare gli altri perché sa chi è, sa di essere amata da Dio, sa di avere una missione da compiere. L'ho incontrato, devo dirlo a tutti. Ecco, quindi è bellissima questa cosa, no? Mi aveva molto colpito rileggendo in quest'ottica questo incontro. Questa donna è una donna felice, ha sperimentato i tre volti dell'amore dopo questo incontro. E allora è proprio l'incontro con Dio garanzia di felicità per l'uomo di fede. Ecco, io avrei finito. Se vogliamo magari confrontarci un attimo. Se qualcuno vuol fare qualche domanda. Osservazione così. Io volevo chiedere. O critica, giustamente. Si è parlato, per carità, di camminare dentro noi stessi. Mm. Non tutti siamo capaci a farlo, avremo bisogno di, insomma, a volte c'è bisogno anche di aiuto per farlo. Però riguardo al discorso, l'ultimo proprio, che per noi cristiani, incontrando Dio tutto quanto, e qui ritroviamo la felicità. Io sono d'accordo su questo, però... Questa è una via. Certo, è una delle vie. Però mi sono chiesta, mentre parlavi, chi non è cristiano, chi non conosce Dio, saranno tutti infelici allora? Cioè, per la gente, scusa, io per carità... Non dico questo, mia, non ho detto questo. Lo dico io, sì. Lo dico io per il discorso che è stato fatto, perché se incontriamo Dio, come dice Domenico Risatti, nel dolore in genere si va incontro a Dio, perché abbiamo della sofferenza, quindi cerchiamo un qualcosa che vada oltre, ed è la spiritualità. Che tu parlavi prima, quindi andiamo oltre, andiamo nella in una dimensione di totalità e di pienezza. Certo, che abbiamo bisogno di una garanzia di pienezza relazionale, ecco, no? Però noi siamo di eternità. Certo, okay. Noi siamo credenti, quindi ci si attacca alla fede, ci si attacca a Gesù, cioè voglio dire, come dirti, ma allora chi non lo è sarà sempre un infelice, cioè. Non lo so, questa è la mia domanda, cioè c'è tanta gente che non... Sì. Sentiamo, raccogliamo magari un po' di opinioni, poi ci... Ci sono altre, non lo è un tormentato,
Puoi dire qualcosa? Dicevo solo questo, cioè chi non ha una fede piena, eccetera, è un tormentato sicuro. Però è già fortunato, secondo me. Sì. Perché comunque nel tormento c'è ricerca. È già più. Io parlavo fino adesso di un atteggiamento di ricerca. Esatto, vive malissimo, però è già verso. Chi non ha neanche l'idea della ricerca è infelice. Chi non cerca nulla è fermo. E per forza non è felice. E se non avesse la capacità, Poveretto, di ricercarlo, cioè questo che io dico, ma e se Poveretto non avesse la... L'uomo felice è un uomo in cammino, poi adesso non andiamo ancora a vedere verso cosa, ma l'uomo infelice si muove dalla sua situazione statica. E come diceva, come dicevi tu, sì, l'uomo felice, cioè l'uomo in ricerca, può essere tormentato, ma lungo una via, sta percorrendo una via. E la vita, allora, o trovi il senso della vita o comunque pensi ostinatamente di volerlo trovare. Ed è quindi una condizione di cammino, forse già molto vicina alla serenità del cuore, no? Allora, la pace che ti dà il fatto di percorrere una strada sapendo dove vuoi, qual è la direzione che tu vuoi percorrere, che cosa vuoi cercare, che cosa vuoi trovare. Devi cominciare a percorrere, c'è della gente che non ha più voglia di percorrere proprio niente, è questo che io mi domando, cioè, certo. Come poterli aiutare anche alla ricerca di un qualsiasi cosa, ecco, voglio dire. Qualsiasi cosa, in senso... Sentiamo altre opinioni, poi raccogliamo. Angela, io penso che ci siano anche delle esperienze che persone che ho incontrato, che ho letto, di cui ho letto, diciamo, non ho incontrato personalmente, che ci può essere una dimensione spirituale profonda ancora che non coincide con la dimensione, diciamo, religiosa. Ci può essere, secondo me. Perché ci sono delle persone che magari si dicono non credenti, che hanno anche magari delle motivazioni, ci sono, nella vita è talmente... Certo. Che però hanno uno spessore, magari proprio perché hanno cercato, sono persone che comunque hanno fatto un cammino di crescita su di sé, hanno fatto un cammino... È quello che dicevo io. Sì, quello. Sì. Si trovano, ci sono, l'ho sentito anche dire... da altri relatori, diciamo così, che in effetti la dimensione umana in ricerca è una dimensione che comunque ti fa crescere in qualche modo, perché comunque si arriva in qualche modo. La dimensione religiosa, cioè sono persone che si può dire profondamente spirituali e non è detto che siano religiosi, cioè che magari non hanno aderito a una specifica religione. La dimensione della spiritualità è, diciamo, il territorio di colui che vuole svelare i misteri, di colui che non si accontenta, che vuole andare oltre, quindi del non superficiale, della persona interiore. Questa è la spiritualità. Poi si può, attraverso la spiritualità si può approdare ad una fede, oppure no? Scusa ancora. No? Sì, sono d'accordo con te. Esatto. Io per esempio adesso mi viene in mente, avevo fatto anche una relazione su questo. Sì. Etty Lesum, o Lesum che si dica, lei non si è mai detto, poi a un certo punto della vita parlava anche di Dio, ma non ha mai per esempio identificato Dio col Dio cristiano, tantomeno cattolico, cioè non mi sembra, non risulta, è morta giovane, certamente, probabilmente, ma comunque aveva una dimensione spirituale talmente profonda di fronte al dolore, di fronte, se leggiamo la sua vita, in 3 anni ha fatto un cammino straordinario. Certo. Io quando ho dovuto preparare questo incontro, che l'ho di nuovo riletta, sono entrata proprio, ho fatto un bagno nei suoi scritti, ma da togliere il fiato, la sapienza che aveva questa ragazza, la sapienza di vita, sapienza intellettuale, che aveva questa ragazza e che come si è forgiata ancora sempre di più nel dolore, nella sofferenza, ma anche la serenità che viveva lei e che riusciva a dare agli altri, anche nel campo di concentramento, cioè ha vissuto un'esperienza terribile, fino a morire. È un esempio, ecco. Io penso che, a proposito di quello che dicevi Maria Vittoria sul
Io penso che la capacità di un viaggio interiore sia per tutti, in modi molto diversi, ma che non dobbiamo per forza interpellare la psicologia per conoscere noi stessi, cioè, può servire, ci sono, per carità, ma io penso che il viaggio interiore appartenga all'essere umano in quanto tale, perché siamo fatti, se siamo fatti per amare, e la nostra felicità è nell'amare, nell'essere amati, allora la capacità di prendere contatto con noi stessi per amare noi stessi deve essere possibile per tutti. Sì, ma io su questo sono d'accordo. No, mi viene in mente questo. No, no, sì. Io sono d'accordo. Su io adesso questo. Stavo io iniziando a dire un cristiano perché è felice. Questo era quello che stavo dicendo. Certo, ma è questo. Prima ho aperto questa finestra che poi esplorerò. Ma voglio dire, prima ho parlato di quelle che sono esperienze e desideri proprio comuni al cercatore di felicità. Certo. Comunque poi possa arrivare a approdare. Ma a me che cosa preoccupa? Sì. Preoccupa, tra virgolette, perché per carità, però nel mio percorso, anche da 3-4 anni, cioè, c'è gente che proprio non ha la capacità, cioè non riesce. E allora quelli, poveretti, cosa sono? I depressi? Forse dobbiamo aiutarci di più, interconnetterci di più. Lo so, metterci ancora più amore, metterci quello che vuoi, ma vedi tanta gente. Allora io mi chiedo, allora queste persone rimarranno per sempre degli emarginati, scontenti, perché non hanno o qualcuno che li aiuti a superare determinati momenti e li porti veramente in una dimensione dove possano incominciare a viaggiare con loro stessi? Perché a volte c'è proprio il rifiuto, ed è questa la mia preoccupazione e la mia domanda. Non è per quelli che non hanno fede, o non, cioè quello poi è una cosa individuale, cioè voglio dire, sono doni, come dicevi tu, ma questo dono dovrebbe arrivare soprattutto per quella gente che magari ha delle grosse angosce, delle grosse paure. Cioè... No, attenzione, quando io parlavo di felicità come dono, non intendevo... dono arbitrario, cioè qualcuno viene data la felicità a qualcun altro, no, non era questo, cioè, dono, ma la componente della gratitudine, quando raggiungi una pienezza relazionale che pensi di non poter raggiungere da solo, qui entra nella dimensione del tu di Dio, allora puoi percepire la gratitudine per aver ricevuto il dono di un aiuto, ma è di questo che io sto grande parlando, aiuto, ecco, sì. di quelle persone che comunque non c'è l'accettazione, c'è la gratitudine, allora queste persone che fanno? Stanno sempre lì così come è. C'è Mara adesso. Sì, sentiamo, poi rispondiamo, sì. Io volevo dire una cosa. Hai tirato su? Scusa, certo. Io volevo dire una cosa. Non voglio apparire cinica, perché per me l'elemento fondamentale della vita è il rapporto con gli altri. Quindi il tentare di aiutare nel limite del possibile, a volte anche sbagliando, ma cercando sinceramente di farlo. Però mi rendo anche conto che non posso essere io a guarire i problemi degli altri. Cioè, posso dare un piccolo esempio, posso offrire la mia disponibilità e esserci, ma non posso farmi carico di tutti i problemi degli altri. Certo. Questo lo sto vedendo in questo periodo, in modo particolare nella mia famiglia, e mi sono soffermata, come sempre quando parli mi ritrovo moltissimo in quello che dici, e hai parlato della persona che, se non si discosta dal proprio io, se non fa questo sforzo, questa fatica, non assume questo impegno per camminare e per formarsi, rimane legato al proprio io, e quindi è come uno che gira intorno a un palo, legato attorno a un palo, è sempre se stesso, no? Per usare l'espressione del Manzoni, prende per cielo il proprio cervello. E io ho visto delle situazioni all'interno della mia famiglia dove c'erano queste realtà, cioè il proprio cervello era la faceva da padrone, capito? Anche quando ingannava, anche quando creava dei problemi grossissimi, tipo quello di metti da parte quello che vuoi essere veramente, abbi, cioè, mi rendo conto che tutto nasce dal non aver paura dei propri limiti, da avere il coraggio di affrontarli. Ma quando uno questi limiti non li accetta, non li vuole vedere, per svariati motivi che non possiamo sapere,
cercherà di mettersi sempre quella maschera per apparire, perché non vuole fare lo sforzo di capire chi è. E io questa realtà l'ho vissuta tanto drammaticamente all'interno della mia famiglia. Di conseguenza si arrivava a atteggiamenti orgogliosi, come dire, il mondo è un errore, prima ci rendiamo, meglio è, gli diamo un calcio a questo mondo. E io che ero un adolescente, che crescevo, non accettavo assolutamente questo tipo di discorso. Una guida, adesso Angela parlava di Etty in Lesum, io una guida che l'ho trovata invece nel diario di Anna Frank. Allora, questa ragazza viveva in un mondo, questo poi chiudo, non voglio rubare tempo agli altri, questa ragazza viveva, leggevo una prefazione rivista adesso perché i diari sono stati ampiamente ampliati, redatti ulteriormente dopo la morte di Otto Frank. Questa ragazza era prigioniera fisicamente, era chiusa fra quattro pareti con la paura delle bombe, con la paura di essere spaccata in quattro da una bomba all'improvviso, con l'impossibilità di muoversi, con tutti i suoi desideri di ragazza che cresceva, eppure lei riusciva a dire: io sono sicura che questa spietata durezza cesserà, odio il rombo che ucciderà noi pure, e poi partecipo al dolore di milioni di uomini, ma quando guardo il cielo penso che tutto ritornerà come prima, ritorneranno la pace e la serenità. Io sono stata grata al Signore che mi ha aperto queste pagine, mi ha fatto leggere le parole di questa ragazzina stupenda che ha saputo con tutta umiltà nel suo piccolo mondo essere più adulta fra tutti gli altri. E allora dico, a volte la vita è un'avventura splendida, bisogna saper guardare quello che abbiamo attorno, sperando di coglierne il lato positivo. Grazie a tutti. Grazie, perché è bellissimo questo intervento, veramente. Pensavo prima che non credo che sia possibile fare l'ipotesi di persone escluse. Io penso che un cammino interiore sia alla portata di tutti, in quanto esseri umani. Che appartenga alla sostanza dell'essere umano questa possibilità di crescita. Quindi non credo che possano esistere degli esclusi a prescindere, ecco, no, non penso. Però forse c'è qualcuno che mi spiace perché poi non si sente. Sì. Magari per qualcuno è uno sforzo troppo grande che non lo vuole approcciare. È una scelta quella di rimanere infelici anche. Certo, però con la maschera di dire no, io sono fatto così, e cioè uno vede che si distrugge praticamente la vita, però rimane dentro, no, cioè quello che mi è successo a me, uno mi può obbligare un altro a fare un modo di scelta, se sì, non sfrutto, se è una persona che continua a farsi del male. Sì. Però volevo dire anche questo, che può sempre contro quello che stiamo dicendo, però io credo che tutto questo sia valido in una visione sempre spirituale, altrimenti ci sono persone che sono ignoranti tra virgolette, e più sono ignoranti più tra virgolette vivono bene. Certo. E capisco che sia, però se io prendo come finale il discorso di Dio, cioè di una vita ultraterrena, tutto questo è giusto. Se non lo prendo in considerazione, ma non tanto neanche perché non ci credo, proprio perché non mi pongo quasi il problema, nessuno me l'ha insegnato, ho una vita molto superficiale, diciamo così, perché faccio la parentesi di prima, io ho dei grandi dubbi di fede, questo l'ho sempre esposto, però non credo di essere, rispetto ad altri, molto di più. Però non credo di essere una persona superficiale, anzi. Ecco. Però questo, tutto sommato, non fa stare neanche bene, ma come ho detto prima, c'è un cammino. Ma chi proprio non ha neanche l'idea, perché non lo prende in considerazione, perché nessuno gli ha insegnato? Per mille motivi, io vedo tante persone, posso constatare, che sono veramente, io dico, ma tu vorresti essere così o no? Probabilmente no, perché, anzi dico no, ma perché ho preso coscienza di altre cose, ma chi non l'ha presa, secondo me vive benissimo,
Anzi, è meglio che continui così, perché se le succede a un certo punto della vita, appena di iniziare questo cammino, secondo me si trova veramente in una situazione terribile. Quindi o c'è qualcosa o qualcuno che riesce, in questo caso un'illuminazione, voglio dire, allora sì. Ma molto spesso l'illuminazione è il dolore, perché quando poi la vita ti manda a sbattere contro un grosso dolore, certo. E allora forse le domande sono... Certo, in quel caso c'è anche sempre una speranza, ed è quando ti rivolgi a Dio, perché al 99% le persone... Ma anche senza arrivare magari a rivolgersi a Dio, ma comunque il momento della grossa crisi... Se non c'è un rivolgersi a Dio... Può essere l'occasione per una partenza. Sì, ma se lo prendono, ma in genere il 99,9% delle persone in un grande dolore si rivolgono a Dio. Fosse l'ultima space proprio, no? Però secondo me si rivolgono a Dio, perché in quel momento non hanno... Dio per me è speranza, al di là di tutto, è speranza, certo. Perché se non ci fosse quella speranza, veramente, penseremmo che, non so... Quindi chi riesce a... Ed è per quello che secondo me tutti nel momento del dolore... Quindi quello può essere un cambiamento, sicuramente, perché se per caso guariscono oppure hanno... si sentono meglio, qualsiasi cosa, allora possono avere l'idea di dire ma guarda, però potrebbe esserci, ma io intorno al concetto di prima, secondo me ci sono tantissime persone, come dico tra virgolette, ignoranti, in senso lato, che vivono benissimo. Io li guardo e dico però... La persona superficiale crede di essere felice. Ma certo. se la felicità è la ricchezza delle relazioni, sì, va. Chi parte da una visione superficiale della vita non approfondisce più che tanto le proprie relazioni. Non lo so, neanche, come dire, non lo so però. Però le relazioni che non sono profonde presentano molte falle. Allora, se tu non investi tutto di te in modo consapevole, profondo, in un rapporto d'amore, o torno, non sono più innamorato, non come la scarlattina che è passata. Voglio dire, allora la superficialità relazionale che poi si accompagna, secondo me, ad un approccio superficiale alla vita, non paga in termini di felicità, perché ciò che è superficiale resta aleatorio, non c'è profondità, non c'è... È soltanto che nessun essere umano sta bene quando crolla ciò che aveva definito amore, no? Nessun essere umano. I fallimenti poi ci sono, non vengono capiti, non vengono definiti, ma ci sono. Laddove c'è superficialità non può esserci felicità, io credo, non so, questa è la mia opinione. Perché se non ci si costruisce nulla di profondo, investendo le energie con fatica, eccetera, i pesi della vita diventano poi intollerabili. Non c'è la contropartita della ricchezza dell'amore, ecco. L'amore profondo richiede fatica. A parte no, pensavo che, pensando a quello che diceva lei, che a volte dici che stanno benissimo ma non lo sappiamo, perché c'è sempre il problema delle maschere che si mettono. Bisogna vedere se fossero soli, in un momento di loro solitudine in cui pensano alla propria vita, se si sentono realizzati. Sì, cercano di non essere mai soli. Lo so, appunto, ma se c'è qualcuno di esserci. Appunto, io penso ma che se sei solo con te stesso e non stai bene, sei felice. Cioè, no. Probabilmente non sappiamo. No, non dico tu. Se sono felici o no, non sanno forse neanche loro, ma neanche noi, perché prima di tutto non possiamo mai giudicare per la profondità di un'altra persona. Però una persona che vive proprio molto in superficie, non è detto che sia felice, ma anche se esternamente pensano magari ricca, tutto. Pensiamo a certe persone ricche, pensiamo anche per esempio ai drammi che si sono vissuti, terribili, nella famiglia Leni, per esempio. Se prima di questi momenti qualcuno avrebbe detto, oh, ma quello là, tutto, e poi qualcuno si è suicidato. Cioè, a volte arriva poi un momento in cui non riesci più a affrontare la cosa, quello che ti... Non riesci perché c'è vuoto dentro, però esternamente magari è sempre mascherato. C'è sempre... Gli altri dicono, ma è ricco, magari ha una famiglia, buona, ha soldi, può permettersi tutto che vuole, pensano che quello corrisponda alla felicità. A volte dall'esterno uno può dire quello, ma sapere proprio quella persona lì interiormente
nella sua verità, se è felice o no, è difficile. Chi può dirlo? Non può dirlo, certo. Quando si è una persona, però si percepisce se il contatto di questa persona come se trasmette serenità e se riesce a stare da sola. Questa io ho avuto modo di conoscere persone, sì, una persona anziana che stava bene con se stessa, ma con uno stile di vita, cioè semplici, che quindi anche da sola trasmetteva proprio una gioia profonda, sì, indescrivibile, ecco. E quindi questo io ho pensato, senza andare a ricercare niente, proprio nella semplicità della vita. Le semplici cose che descriveva erano proprio una vita piena, anche se poi era semplice, proprio semplice, semplice. Soprattutto il tempo, penso. Sì, sì, sì. Dicevo soprattutto il tempo. Sì, era più semplice essere semplice. Il tempo era, secondo me, più semplice perché c'erano poche cose, no? Per pensare di essere felici. Oltretutto la spiritualità era qualcosa che era insita nella vita di ogni giorno, il tempo si andava a messa comunque la domenica, cioè si nasceva, si andava a messa la domenica, si mangiava la carne forse due volte alla settimana e quando c'era era già una gioia quella. Adesso io faccio un esempio, oggi abbiamo anche tante cose, anche se pensiamo di essere poveri. Abbiamo, e quindi i desideri sono molti, molti di più. Non hanno mai fine i desideri, perché tutti gli strumenti che ci sono ci dicono che possiamo arrivare chissà dove, sì, televisione. Quindi c'è la trappola dell'accumulo, esatto, come dicevamo. Esatto. A Maria. Due mi viene in mente. Siamo andati a Rivoli a una riunione che era per gli insegnanti sotto l'aspetto della storia dell'arte contemporanea e c'era Don Paolo Spizzato che ha parlato fortemente, proprio in un modo profondo, del rapporto del mondo contemporaneo, da cui nasce poi anche l'arte. Ma no, ha fatto un'affermazione che è chiaro che i giovani, che quelli che nascono adesso, nascono senza fede, ontologicamente, ha detto proprio quella frase lì, ontologicamente senza fede, ha detto quello. Sì, può sentire, poi bisogna spiegare. Ma non l'ho capita bene a fondo. Cioè, bisognerebbe capire bene che cosa non la spiegare. Vuole dire con questo. Ma è che perché un bambino quando nasce cosa può sapere? No, ma non è il contesto in cui nasce quello. E i contesti sono fortemente, sì, non facilitano certamente, cioè, ma non è sempre così. Si spera che non sia sempre così, ogni famiglia ha il suo contesto, esatto, e comunque avrà una certa guida, poi quando certo, sono grandi fanno quello che vogliono, comunque, cioè, non è che, per carità. Allora, vogliamo chiudere. Chiedi tu, saluti tu, chiedi tu. Grazie. Allora, ringraziamo saluto allora quanti ci hanno anche seguito in streaming e tutti presenti. Grazie. Grazie. Grazie.